E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovissimo video. Come state? Io sono Emiliano ed è vero, sì, sono scomparso per un po'. Mi sono preso una piccolissima, per modo di dire, pausa dai video, ma finalmente sono ritornato e sono ritornato più carico di prima. Ed è per questo che vi chiedo fin da subito di lasciare un bel like a questo video. Se siete nuovi e non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi tramite il bottone qui sotto. Ma direi di non perdere altro tempo ed iniziare subito perché oggi, come vedete, abbiamo un bel po' di pacchi da aprire, quindi questo sarà un unboxing, uno di quegli unboxing come piace a voi. Allora, direi di cominciare subito da questi qui, che sono i pacchi piccoli. Iniziamo subito a spacchettare, subito alla grande. C'è un altro pacchettino. Per chi ha gli inizi su YouTube e per chi come me utilizza una fotocamera, sa che non vi è l'opportunità, soprattutto sulla fotocamera che utilizzo io, che è una Sony Alpha 6300, lo schermino non è completamente ribaltabile e quindi quando inizio a registrare non ho modo di potermi vedere se sono a fuoco, se sono al centro dell'inquadratura, se la luce attorno a me è omogenea. Ed è proprio per questo che in passato, per registrare un video, buttavo veramente ore intere. Mi capitava addirittura di fare minuti di registrazioni, mezz'ora, 45 minuti, di prendere la schedina SD, di metterla nel computer e di dover buttare completamente il video, quindi ripeterlo completamente da capo. Ma che cos'è questo oggetto misterioso? Banalmente, questa è una scheda di acquisizione video. Non mi chiedete quanto l'ho pagato perché veramente non mi ricordo. Eventualmente, se siete curiosi, vi lascio come sempre tutti i link qui sotto in descrizione. La funzionalità è molto semplice. Si collega un cavetto HDMI che esce dalla fotocamera e entra nel 4K in. Qui ci sarà un altro cavo HDMI 4K out che ci permetterà di visualizzare quello che vedo banalmente in un televisore. Dietro invece abbiamo l'USB 3.0 che collegandolo al computer, un qualsiasi computer che sia Windows o Mac, ci permetterà di vedere quello che sta riprendendo in quel preciso istante la nostra fotocamera. Ma andiamo avanti con il secondo pacco, quindi come potete vedere si tratta di attrezzatura per migliorare la qualità del canale. Questo è fondamentale per permettere alla fotocamera di trasmettere il segnale e quindi è un accessorio collegato alla scheda di acquisizione ed è semplicemente un banalissimo micro HDMI a HDMI. Passiamo adesso a un pacco di proporzioni leggermente un po' più grande. Per aprire ovviamente utilizziamo il nostro famoso taglierino. Allora, qui abbiamo un nuovo microfono della Sinco di qualità leggermente superiore a quello che già utilizzavo. Dato che ho cambiato ambientazione, adesso non c'è più quel fastidioso riverbero, quindi sto utilizzando il Rode Micro, di cui ho già parlato in un precedente video. Eventualmente, come sempre, vi lascio il link qui sotto in descrizione, ma questo sarà molto utile in situazioni d'esterna. E qui abbiamo una bellissima ciabatta multipresa dove abbiamo tantissimi ingressi, io ne conto 12, molto molto utile per alimentare la varia strumentazione. Ma andiamo avanti, passiamo al pacco più grande, che è quello che veramente cambierà proprio l'ambientazione e l'illuminazione dello studio. Ed ecco qua, subito spoilerato, stiamo parlando dei softbox molto molto utili per andare ad illuminare l'ambiente, quindi focalizzare la luce su di me, che ho trovato in offerta su Amazon. Come sempre trovate tutti in descrizione. I softbox sono due, troviamo sia le aste sia le luci e abbiamo questa bellissima borsa per il trasporto, quindi per trasportarlo in giro. All'interno della borsa un'altra borsa dove qui sento qualcosa di solido, quindi presumo che ci siano sia le aste che il, credo si chiami, riflettente.
qui invece abbiamo le lampadine, qui dentro abbiamo... Bene, e direi che per questo video è tutto, e se siete curiosi di scoprire tutti gli upgrade che ho apportato alla mia attrezzatura, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, così capirò se portarvi o meno un video a riguardo. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo che tutti gli oggetti che sono andato ad unboxare in questo video troverete il link di Amazon qui sotto in descrizione, dove andando ad acquistare da questo link voi non pagherete nulla di più, ma mi regalerete una piccola percentuale della spesa per darmi quindi una mano e supportarmi nel far crescere questo canale. Vi prometto che questa volta sono tornato davvero e metterò tutto l'impegno possibile per far crescere ancora di più questo canale. Per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! E ne ha acceso uno solo, eh!